In una delle vittime dell'eruzione di Pompei, che avvenne nel 79 d.C., sono stati trovati neuroni integri. La nuova scoperta a Pompei si deve ai ricercatori dell'Università Federico II, dell'Università Roma III e alla Statale di Milano, oltre che al CEINGE Biotecnologie Avanzate e al CNR. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista PLOS ONE nel cervello vetrificato di una vittima dell'eruzione del Vesuvio, che seppelli Pompei, sono stati trovati dei neuroni integri. La scoperta si deve a diversi ricercatori provenienti dall'Università Università Federico II, dell'Università Roma III e alla Statale di Milano, oltre che al CEINGE Biotecnologie Avanzate e al CNR. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista PLOS ONE ed è stata coordinata da Pier Paolo Petrone, antropologo forense, che è anche il responsabile del Laboratorio di Osteobiologia Umana e Antropologia Forense presso la sezione dipartimentale di Medicina Legale dell'Università di Napoli Federico II, una ricerca che ha visto coinvolti anche geologi, archeologi, biologi, medici legali, neurogenetisti e matematici. Una scoperta insolita, una scoperta che è stata possibile grazie alla collaborazione di tutti, nonostante le misure anticontagio da coronavirus. Petrone, come riportato da ANSA, ha affermato: la colata di lava proveniente dal Vesuvio, che ha seppellito Pompei ed Ercolano, ha permesso che i resti biologici, anche umani, si potessero conservare. Il processo di vetrificazione che ha avuto luogo a seguito dell'eruzione ha agito congelando le strutture cellulari e, in questo caso, dei neuroni, strutture nervose che sono arrivate intatte a noi oggi.